Vado a leggere. Allora, vediamo un po' se ho capito. Se vince Harris, vince la democrazia. Se vince Trump, perde la democrazia. Ma la democrazia non sarebbe chi vince, vince? Insomma... Che dici? Io sono d'accordo. Sono i democratici hanno pensato che siccome si chiamano così, democrazia vuol dire solo se voti per loro. Cioè. Se invece voti per uno che si chiama diverso, allora non va bene. Tant'è vero che in Italia l'abbiamo visto succedere, no? I democratici hanno governato il paese, ma le elezioni non le hanno mai vinte, quindi gli sembra naturale che sia così. Però la democrazia sarebbe anche che chi vince governa, e quindi se vince Kamala governa noi democratici, che tra l'altro stanno già amministrando gli Stati Uniti d'America con Biden, quindi sarebbe una continuità, un segnale di continuità. Se vincono i repubblicani, che hanno candidato Trump, governeranno i repubblicani nella democrazia. Invece in questa roba nuova, no, per cui ci sono i buoni e i cattivi che vengono definiti a tavolino da una delle due parti e che dice che sono più bravi e belli loro e gli altri sono brutti e cattivi. Per cui se i 5 Stelle chiamano il Parlamento scatoletta di tonno da scoperchiare, possono allearsi con i progressisti e fare un campo largo democratico con la Costituzione in mano, con la foto di Berlinguer, con tutti questi ammenicoli, no, dei nostri padri costituenti. Però se invece protestano gli americani contro il sistema, quelli sono fascisti da mettere in galera. Beh, insomma, c'è qualcosa che non torna. Sì, a prescindere dal fatto che magari ti fare per l'uno o per l'altro, io ti dico veramente che se fossi americano con passaporto statunitense avrei difficoltà a scegliere. Guarda, io ti dico, a me non mi cambia la vita, nel senso che stanno governando i democratici, abbiamo visto Biden, l'hanno levato perché non ce la faceva più, non è successo niente, prima c'era Trump, non mi pare che sia cambiato il mondo, no? Tutte queste filosofie. Io quello che capisco è che oggi sono le destre nell'Occidente che garantiscono la democrazia, perché se non si imponessero vincendo le elezioni, cioè con il vecchio sistema, ormai avremo un sistema dove governa non chi vince, ma chi ha deciso qualcuno. Quindi le sinistre dovrebbero ringraziare le destre, perché le destre gli servono, uno per esistere, visto che parlano tutto il giorno soltanto della Meloni, di Trump, di loro non parlano mai, e due perché gli fanno vedere come si faceva una volta, no? Cioè quando vinci le elezioni governi, no? I vecchi sistemi della nonna. Sì, effettivamente. Comunque, dai, seguiremo queste elezioni, insomma, con... Comunque hanno del pathos, no? Beh, le elezioni americane sono un po' le elezioni di tutti noi, no? A noi ci piace, vorremmo anche noi andare a votare, diciamo la nostra, tu giri per Roma e ti dicono sai Trump, sai Kamala, tutti sanno tutto, poi in realtà noi non sappiamo nulla dell'America perché non siamo andati ad annusarla veramente. Quello che io ho visto è che nella campagna elettorale erano molto simili i due, no? Kamala che diceva io sparerei a uno che mi entra in casa. Bravo. Quindi mentre noi pensiamo a questa America planetaria, loro stanno pensando agli elettori della Pennsylvania, no? Dell'Iowa, stanno praticamente facendo la campagna elettorale via per via, come si faceva una volta. A questi che hanno il giardino gli dicono se entra qualcuno sparate, quindi noi la vediamo più grande di quello che è.